Torniamo invece adesso a parlare della crisi dell'edilizia che ha colpito il territorio. I sindacati incalzano e invitano la politica a dare risposte certe in ambito nazionale, ma soprattutto locale. Questo venerdì i sindacati delle costruzioni si riuniscono nelle principali piazze italiane per dar vita ad una manifestazione corale a difesa del settore. La protesta, che vedrà luce anche in Molise, chiede al governo centrale un totale cambio di rotta rispetto al passato, al fine di mettere in campo tutte le misure utili per il rilancio del comparto e aumentare di riflesso la sua competitività, obiettivo raggiungibile solo grazie ad una vera politica industriale. Secondo i sindacati, infatti, se non si investe sulle infrastrutture del territorio, è impensabile riuscire ad attrarre aziende pronte ad investire. Un'emergenza, tuttavia, non solo economica, ma anche sociale, quella che rischia di interessare le costruzioni molisane. Proporre ad esempio un piano antisismico straordinario di edilizia pubblica e privata aumenterebbe l'attrattiva verso i piccoli centri, anche grazie ad un turismo di ritorno e di qualità. Soluzione che aiuterebbe anche a migliorare i catastrofici dati rilasciati dall'ultimo rapporto Svimez, il quale disegna un Molise che, seppur in lieve rialzo dal punto di vista del PIL, fa fatica a tornare ai valori pre-crisi, causando così un'emorragia di migrazione che rischia di aumentare la fuga delle sue eccellenze intellettuali ed umane. Se non creiamo zone, vie buone alle quali possono transitare i mezzi, è impossibile che si pretenda poi che le aziende vengano ad investire nel nostro territorio quando abbiamo una situazione viaria disastrosa. Poi, per non parlare degli enti pubblici che non sono a norma, abbiamo la situazione delle scuole, degli stessi enti pubblici nostri che la maggior parte non è a norma, quindi pretendere, come è stato detto, che le strutture pubbliche siano a norma, quindi ristrutturando e mettendo a norma tutto affinché si creano lavoro per il territorio e affinché poi tutte attrarre investimenti dall'estero affinché le aziende possano venire in questo territorio e investire finalmente nel nostro piccolo Molise.